Cari amici di TG Events, benvenuti, puntata numero 214. Iniziamo subito col teatro, con un grande del teatro, Massimo D'Apporto, con la commedia Ladro di razza. Sì, una commedia dove si ride, ma si riflette, perché è ambientata in un periodo storico particolare, il fascismo, con il ghetto di Roma. Che potrei... Dove vado giù da qua? Dove sta il bagno? Ma che mi sappia per culo? Che sappia voi? Nel bagno! Come fai? A valle dell'inferno, il cesso mio! Io e te parecchi qua tu! Ammazza proprio per fratti, ma ti giorni! Scusate! Mi credevo che erano sti quattro bulletti in camicia nera! Mi si aspettava per pomeriggio! Purtroppo, signora, ci sono state una serie di improqua. Ma a quest'ora si va a casa dei cristiani? Ma perché? Ci sono pure i cristiani qua al ghetto? Ladro di razza, in giro per l'Italia, Massimo D'Apporto, sei Tito, questo personaggio bieco, no? All'inizio un po' sì. Cinico. È un padruncolo che vive di espedienti e anche abbastanza divertente, perché poi il classico romano con il carattere flemmatico che cerca di fregare il prossimo, insomma ne sappiamo qualcosa di romani, ne so qualcosa anch'io che sono proprio, che vivo a Roma anche se sono nato a nord, ecco. E questo è uno spettacolo che stiamo portando da 2 anni. Abbiamo sempre avuto dei risultati ottimi in tutte le regioni, dico in tutte le regioni perché è recitato con una cadenza romana e anche qualche parola romana che non è facile da capire, ma non la capiamo neanche noi che siamo di Roma. Dico che abbiamo sempre ricevuto un ottimo consenso in tutte le regioni e a volte ridono più a nord che a Roma, per cui penso che sia uno spettacolo che proprio è mite l'italiano. Siamo molto felici di portarlo in giro perché la risposta è sempre stata positiva, ecco. Da abitate? Io vicino alla fornace. E mo come ci tornate? Ma che ce lo sapete che tra 5 minuti scatta il coprifuoco? Il coprifuoco, sono le 11. Già ieri mi ha detto bene se state qua. Ma davvero dite? E mo come faccio? Fare che un giorno, ma dove vivete? Sulla luna? Beh, modestamente, come dire, sono sempre stato un sognatore. Susanna Marcomeni, sei Rachele in Ladro di razza, dove ti vogliono rubare tutto. Sì, sono una imprenditrice, si è fatta da sola, il padre era carbonaro come spesso accadeva perché una volta il ghetto era chiuso, quindi al ghetto erano poveri, come mi ha spiegato la vera signora Bises, che a Roma sono famosi perché avevano i tessuti, quindi avevano addirittura un palazzetto, questo dopo però. E quindi io sono ricca, mi sono fatta da sola e ovviamente attiro il desiderio di un truffatore nato, che però è un pecione, come si dice a Roma, cioè uno un po' raccogliticcio come ladro. A Corso Vittorio ci stanno 2 posti del blocco fissi e noi andiamo per Gianicolo, imbocchiamo il ponte e su per Gianicolo. Capirai col carrettino a olio, spingo. Quando vedi quello lì, se portiamo via, lo famo volare quel carrettino. Allora ci stai? Ah, oh, io c'ho troppa stizza. Il complice di questo Tito, questo ladro che cerca di impossessarsi appunto delle fortune di questa signora, però alla fine lui diventa più bravo di te. Sì, adesso non svelerò neanche sotto tortura il finale perché è una delle cose belle dello spettacolo, però diciamo che lui ha una girata emozionantissima e inaspettata che lo fa alzare e diventare, non dico un eroe, ma poco ci manca, mentre io rimango una persona normale che sente un gioco più grande di lui e scappa. Agli amici di TG Evans, con tutto il mio affetto, ciao a tutti. Evans, oh my God. Alzate i volumi, sì, alzate i volumi che Lorenzo Beccati oggi ci propone per la sua rubrica. Oggi alza il volume nella splendida cornice di Alassio, Savona, Liguria. Ecco i libri di oggi. Sono 2 libri speciali perché sono 2 piccole perle.
sono libri particolari, strani, due piccole sorprese che mi permetto di sottoporvi. Il primo è Breve trattato sulla sottile arte del Go, ecco, e parla proprio di questo Go, un gioco, pensate, risalente nel 2500 e fu inventato in Cina, ma ebbe un grande, grandissimo successo, in particolare in Giappone. In Italia, pensate, non si gioca ancora, ma grazie a questo trattatello probabilmente qualche giocatore affiorerà. Mentre è molto famoso in Francia, si gioca tra due giocatori che si sfidano per cercare di ottenere più terreno possibile. È un gioco che però aguzza l'ingegno, il senso della matematica, della strategia, è un pizzico di fortuna che non manca mai. Un gioco, ripeto, di 2500 anni fa, ancora molto valido oggi, che vi consiglio di provare, non si sa mai che diventi una passione. Il secondo libro, eccolo qui, Rowlands, il lupo e il filosofo. Un filosofo, così è la storia vera, per una strana occasione del destino si trova ad avere per le mani e a dover tenere per 11 anni, pensate, un cucciolo di lupo. Attraverso la filosofia di questo signore che si trova davanti a un lupo, per cui l'emblema del male, della malvagità, e lui si rapporta con questo animale in una maniera strana, insieme in fondo maturano. Ed è un momento di riflessione per questo filosofo, per comprensione non solo della propria esistenza, ma in fondo dell'esistenza di noi tutti. Un libro strano per chi ama gli animali e anche per chi tutto sommato ama la filosofia. Alla prossima, alza il volume. Mi raccomando, continuate come sempre fate a segnalare i vostri libri preferiti. Noi d'altronde con questa rubrica non facciamo altro. Ciao. E adesso parliamo di cantanti, di cantautore, di un grande, Marco Masini, che si racconta al Festival di Sanremo. Reality Festival, TG Events, Radio Number One, Glam Restaurant a Sanremo con Marco Masini. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, tu a Sanremo sei di casa, cioè che numero di partecipazione è questa? Sono il più vecchio, è la settima partecipazione, però insomma distribuita in 25 anni di musica, quindi ci può stare. Dai. No, non so se è il più vecchio, cioè diciamo che forse quello con la più alta anzianità di servizio, ma non so se è anche il più vecchio anagraficamente. No, anagraficamente no, però sì, da un punto di vista di numero sì, perché questo è il settimo e credo di essere quello che ne ha fatti più di tutti tra i big di quest'anno. Ma è bello stare con i giovani perché ci domandano, ci chiedono, li vediamo un po' spaesati alcuni, altri invece un po' più convinti, un po' più spavaldi. Beh, è il bello di Sanremo, anche dietro le quinte si vivono queste emozioni. C'è da dire che quest'anno la cricca del Toscano qua ci sta dando dentro. Ma basta con questi toscani, ma perché? Cioè, guarda, ci sono anche i romani, ci sono i milanesi, ci sono tutti. Poi noi cantiamo in italiano, no? Mica in toscano, quindi no, certo. Capiscono tutti quelli che noi cantiamo. Senti, allora che te l'avranno chiesto tutti, no? Che giorno è? Insomma, che canzone è? Perché la scelta esattamente di questo brano per venire al festival? No, non è una scelta di questo brano, è che ho scritto una canzone insieme a Federica Camba e Daniele Coro, che sono due autori giovani, bravi, già ormai conosciuti, importanti, e mi volevo confrontare con un linguaggio nuovo, perché credo sia il dovere di tutti quelli che crescono anche artisticamente, di rapportarsi con la vita che stanno vivendo, con i tempi che stanno vivendo e con parametri nuovi. Quindi siamo riusciti comunque a comunicare attraverso un crescendo, che è un po' la caratteristica di questo brano, la felicità nella ricerca della felicità, e quindi un momento di grande convinzione e consapevolezza che forse si acquisisce anche un po' con la maturità. E questo credo che ci è in qualche maniera riuscito. Adesso cerchiamo di condividerla con la gente. Com'è per chi spesso scrive da solo condividere invece la scrittura? Ma è una cosa bella, perché scrivere a quattro, a sei mani è una cosa che ci porta anche a migliorare e imparare l'uno dall'altro. Le idee che nascono ensemble credo che sia la caratteristica della grande forza di ogni semplicità. Ciao, sono Marco Masini, un saluto a tutti gli amici di TG Events, un abbraccio, ciao. E adesso linea a Luca Galtieri per un evento speciale dedicato ai più piccoli, ma non solo. A
Amici di TG Events, il fenomeno Violetta approda in Italia. In Violetta si riconoscono milioni di adolescenti in tutto il mondo. Ogni tappa del tour è un vero delirio e i ragazzi si fanno sentire. Milano, Forum di Assago, c'eravamo anche noi, io e la piccola Jan. Jan, questo è il tuo primo concerto della tua vita. E il concerto ha un nome? Violetta. Violetta. Tra i tanti fans, uno d'eccezione, che cantava con Violetta, il grande capitano, guardate. Studio Makeup RP. Vediamo oggi cosa ci racconta Roberta con il suo makeup. Come scegliere il fondotinta? Per individuare la tonalità giusta del fondotinta ed evitarne l'alterazione del colore, non bisogna provarlo sulla mano, né qui, ma sulla guancia. Vedete la differenza delle due tonalità provate? Sceglieremo il colore all'interno. Sfumandoli ci renderemo conto della tonalità ideale all'incarnato, mentre il fondo esterno risulta visibilmente diverso. Adesso non vi potrete più sbagliare. Un saluto a tutti dallo spogliatoio della Nazionale Calcio TV. Vedete, siamo già sudati perché ci stiamo preparando la partita. Naturalmente vi aspettiamo numerosi allo stadio e, visto che siete nel nostro cuore, vogliamo regalarvi il segreto assoluto della Nazionale Calcio TV. Ciao bella gente, se vediamo al campo Adesso che lo sapete non potete mancare. Ciao a tutti, ci vediamo lì. E noi ci vediamo alla prossima puntata con TG Events Television, la TV che ti fa crescere.